Demolizione del vecchio ospedale, quasi ultimato il cantiere, il nostro viaggio nell'area dove sorgerà il parco centrale. Covid, nuovi casi stabili a Prato, ma ci sono 2 decessi, in lieve flessione i ricoveri in Toscana. 28enne accoltellato al culmine di una lite in piazza delle Carceri, caccia all'aggressore. Il Comune vara il piano per la mobilità sostenibile per i propri dipendenti, oltre il 60% va al lavoro col mezzo privato. Condominio popolare di Viale Galilei in preda al degrado, scatta la protesta degli abitanti. Una buona serata dalla nostra redazione e bentrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. In apertura del nostro telegiornale ci colleghiamo subito con la nostra Lucrezia Sandri che si trova per noi in Piazza Duomo per le anticipazioni di settembre in diretta in onda al termine del nostro telegiornale. Questa sera sul palco di Piazza Duomo si esibirà Samuele Bersani. A te la linea, Lucrezia. Ciao Arianna, grazie della linea. In diretta da Piazza Duomo, quarta data in cartellone del settembre Prato e Spettacolo è quella di Samuele Bersani, cantautore amatissimo, appena terminato il soundcheck. Noi saremo qui per il nostro settembre in diretta subito dopo il TG. Proporrà i grandi successi di una carriera ormai trentennale, ma ci sarà spazio anche per qualche brano del suo ultimo disco, Cinema Samuele. Allora, non mancate, vi do appuntamento subito dopo il TG con Settembre in diretta. A te la linea, Arianna. Grazie Lucrezia, a più tardi. In preparazione alla festa dell'8 settembre, Madonna della Fiera, sono in programma i pellegrinaggi in cattedrale da parte di alcune parrocchie pratesi e non solo. Ogni giorno alle 17 recita del Rosario e alle 17.30 celebrazione della messa nella Cappella del Sacro Cingolo. Si comincia domani, 1 settembre, con la comunità parrocchiale di San Giuseppe. La recita del Rosario e la celebrazione pomeridiana delle messe saranno trasmesse in diretta su TV Prato. E cambiamo argomento, il cantiere per la demolizione del vecchio ospedale è stato sospeso nel periodo estivo, ma le opere sono di fatto quasi ultimate. Le nostre telecamere sono entrate questa mattina nell'area dell'ex Misericordia Dolce, dove sorgerà il parco centrale di Prato. Il silenzio sorprendente sembra quello della campagna ed è interrotto dal suono delle campane delle chiese del centro, i cui campanili, prima coperti dalla mole del vecchio ospedale, sono tornati a svettare nel panorama cittadino. Nell'area dell'ex Misericordia e Dolce, ora che sono stati abbattuti 170.000 metri cubi di volume, si può intuire il potenziale di quiete e ristoro che potrà portare il Parco Centrale di Prato, destinato a ricoprire la maggior parte di quest'area, 30.000 metri quadrati, pari a 4 campi di calcio. Il cantiere per la demolizione del vecchio ospedale è quasi concluso. A fine maggio scorso l'ASL Toscana Centro ha concordato con l'azienda una sospensione dei lavori nel periodo estivo fino al prossimo 30 settembre. Ad ottobre la DAF tornerà per demolire l'ultimo volume rimasto in piedi, un piccolo manufatto addossato al muro confinante con il convitto Cicognini. Nel frattempo ASL e Comune lavoreranno alla delimitazione delle proprietà. L'area passerà al Comune per 12 milioni di euro, mentre una porzione più piccola, più vicina al Palazzo degli Spedalinghi, resterà alla ASL. Gli accordi di programma fatti a suo tempo con la Regione, la Soprintendenza e il Comune, c'è uno spazio di circa che ci deve consentire a noi di ricostruire circa 9.000 metri quadri di superficie utile lorda. Perciò a questi si potrebbero andare ad aggiungere gli spazi attualmente occupati dalla vecchia palazzina Medicine, che ci ha dato dei problemi quando siamo andati a fare le prove strutturali. Attualmente è vuota e non utilizzabile perché ha dei problemi di statica. Per quanto riguarda i costi della demolizione del Misericordia e Dolce, ai 3 milioni e mezzo di euro dell'aggiudicazione si sono aggiunti 314 mila euro per imprevisti, soprattutto legati ad una maggiore quantità di amianto da smaltire. La cifra finale è comunque molto più bassa rispetto al prezzo base del bando di gara, che era stato fissato a 5,6 milioni di euro.
Sono 39 i nuovi casi di Covid registrati oggi in provincia di Prato. Il numero è stabile rispetto a ieri, ma purtroppo il report odierno segnala 2 decessi. In Toscana i nuovi contagi sono 383, in crescita rispetto a ieri, ma a fronte di un numero maggiore di tamponi. Di conseguenza il tasso di positività è quasi dimezzato, è al 2,3%. 5 le vittime a livello regionale, 2 delle quali, come dicevamo, nel pratese. In lieve calo i ricoveri nei reparti Covid degli ospedali toscani, sono 473 i pazienti in totale, 5 in meno rispetto a ieri, 54 in terapia intensiva, stabili rispetto a ieri. E passiamo adesso alla cronaca. Prima la lite, poi l'aggressione. Un 28enne è stato accoltellato in pieno centro storico. L'episodio è avvenuto intorno alle 18:45 di ieri in Piazza delle Carceri. La vittima, un cittadino marocchino, è stato accoltellato da un connazionale al culmine di una lite nata per motivi al momento sconosciuti. Il 28enne ha riportato ferita ad una gamba e alla schiena ed è stato trasportato in ambulanza in codice giallo all'ospedale Santo Stefano. I carabinieri intervenuti sul posto sono sulle tracce dell'aggressore che si è dileguato per le vie del centro prima del loro arrivo. I militari dell'arma hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona che hanno ripreso l'aggressione. La maggioranza dei dipendenti comunali usa mezzi privati per andare in ufficio. Con l'obiettivo di incentivare forme alternative, il Comune vara un piano per la mobilità sostenibile negli spostamenti casa-lavoro. Sentiamo. Per recarsi in ufficio, il 62% dei dipendenti del Comune di Prato utilizza l'auto o la moto privata, il 14% usufruisce del trasporto pubblico locale, l'8% va in bicicletta, l'11% a piedi, mentre il 4% è in smart working e l'1% utilizza altre modalità. La maggior parte dei dipendenti del Comune di Prato risiede nel raggio di pochi chilometri dalla sede di impiego. In media, per effettuare lo spostamento casa-lavoro vengono impiegati circa 27 minuti. È quanto emerge dal questionario sottoposto dal Comune di Prato a 820 dipendenti per conoscere i tragitti e le loro esigenze di mobilità. Al questionario ha risposto il 59% del personale. La fotografia è stata la base di partenza per il piano per la mobilità sostenibile negli spostamenti casa-lavoro approvato stamani dalla Giunta Biffoni. Un documento attraverso il quale l'amministrazione comunale potrà candidarsi a ricevere finanziamenti dal governo finalizzati a ridurre il ricorso al mezzo privato e ad incentivare forme di mobilità sostenibile alternative. Abbiamo inserito tutta una serie di possibilità che vanno dal carpooling, quindi il poter condividere lo stesso mezzo da parte di più dipendenti che si muovono su uno stesso percorso, su uno stesso tragitto, il car sharing per esempio, ma anche incentivi e contributi per l'abbonamento al trasporto pubblico locale e ancora incentivi per lo sharing della mobilità elettrica, ma anche situazioni, soluzioni infrastrutturali tipo luoghi sicuri per ricoverare la propria bicicletta nel periodo in cui stiamo al lavoro. Il condominio popolare di Viale Galilei versa in condizioni di degrado. Il consigliere Belgiorno raccoglie le proteste degli abitanti ed è pronto a presentare la lista dei problemi ad EPP. Garage nel degrado più totale, portone d'ingresso che non si chiude e consente l'accesso agli estranei, cassonetti dell'indifferenziato insufficienti che causano l'accumulo di sacchetti della spazzatura. Sono solo alcune delle problematiche evidenziate dagli occupanti del condominio popolare in Viale Galilei 200, che ospita 48 alloggi. Gli assegnatari sono stanchi della situazione, sostengono di aver più volte segnalato i problemi ad EPP. I garage effettivamente si presentano in condizioni critiche, non hanno una chiusura e diventano ricovero di sbandati, raccogliendo sporcizie e rifiuti di ogni genere. Il portone d'accesso al palazzo non si chiude, anche nella sala condominiale si introducono gli abusivi. Gli assegnatari lamentano anche il malfunzionamento dei condizionatori e degli ascensori, che mette in difficoltà i condomini con disabilità. Abbiamo mandato diverse foto, email all'IPP, abbiamo mandato per conoscenza, cioè all'IPP, e l'abbiamo segnalato anche a servizi sociali. Dunque, non abbiamo avuto le risposte, nessuno ci ha risposto.
Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Claudio Belgiorno si è fatto portavoce della protesta, impegnandosi a raccogliere le firme dei condomini per segnalare i problemi e sottoporli ad EPP. Noi porteremo direttamente le firme all'EPP e in Commissione Comunale 3. È giusto anche che il Consiglio Comunale e l'amministrazione comunale sia al corrente della situazione attuale degli alloggi popolari. L'avevamo già denunciata a San Giusto e ora siamo in Viale Galilei, in una zona molto bella di Prato. Ma questa è la situazione. Occupazione, dormitorio, spaccio, condizionatori che non funzionano, quindi soldi pubblici che sono stati spesi. Così non va bene assolutamente, queste famiglie pagano l'affitto, bisogna dargli risposte e dargli un servizio al più presto. E adesso un'altra notizia di cronaca. I carabinieri della tenenza di Montemurlo hanno denunciato 3 degli autori della rissa che la notte del 26 agosto ha coinvolto diversi giovani, tra cui una ragazza che ha riportato lesioni giudicate guaribili in 20 giorni. Si tratta di giovani, tutti residenti a Montemurlo, di età compresa tra i 22 e i 28 anni. Ad aiutare le indagini hanno contribuito le immagini della videosorveglianza cittadina e diverse testimonianze dei residenti. Proseguono le indagini per identificare altre persone che avrebbero preso parte alla rissa. Da domani entra in vigore il Green Pass sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza. Vediamo. Dal 1 settembre per i trasporti a lunga percorrenza come treni ad alta velocità, aerei, autobus e traghetti è necessario esibire il Green Pass, certificato che attesta di aver ricevuto almeno una dose di vaccino o di essere negativi a un tampone nelle 48 ore precedenti oppure essere guariti dal Covid-19 da meno di 6 mesi. Il certificato verde assume ancora più rilievo per poter accedere a molti servizi e i gruppi No Green Pass sono pronti alla protesta. Nel pomeriggio del 1 settembre sono previste varie manifestazioni nelle stazioni ferroviarie, tra cui anche Santa Maria Novella a Firenze. In vista di settembre, il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha lanciato un appello per il rush finale della campagna vaccinale anti-Covid. L'obiettivo è raggiungere entro il 30 settembre l'80% della popolazione vaccinata. In questo mese è necessario stimolare tutti a vaccinarsi. Per questo, da oggi, per un mese, in Toscana ci si può vaccinare. Ci si può vaccinare senza bisogno di prenotazione. Non c'è più la motivazione, io non riesco ad accedere agli strumenti informatici, io non ho un nipote o un figlio che mi aiuta a prenotarmi. No, oggi tutti possono andare nei circa 80 hub vaccinali che ci sono in Toscana, possono sensibilizzarsi di fronte al medico di famiglia che in modo collaborativo provvede alla vaccinazione, possono andare in farmacia senza prenotazione, negli hub comunque si può vaccinare. In Toscana, nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi sono stati 383 e i deceduti 5, mentre i ricoverati nei reparti Covid sono 473, 54 quelli gravi in terapia intensiva. L'andamento dei contagi è in leggera flessione da un paio di settimane, anche grazie agli effetti dei vaccini. Al momento il 74% dei toscani ha ricevuto almeno una dose. Qualche disagio in meno per i pendolari della tratta ferroviaria Prato-Vaiano-Vernio. Dal 1 settembre fino a dicembre 2021 gli abbonamenti ferroviari con destinazione origine Vernio e Vaiano permetteranno ai possessori anche l'utilizzo del trasporto pubblico locale ordinario su gomma, limitatamente alla tratta interessata dai lavori. Come spiega l'assessore regionale al trasporto pubblico Stefano Baccelli, l'obiettivo è quello di minimizzare i disagi dei pendolari della linea Bologna a Prato interessata da lavori di adeguamento. Il Luna Park ha aperto i battenti con la novità del controllo del Green Pass all'ingresso. Le presenze nei primi giorni non sono state all'altezza delle aspettative dei giostrai, ma i pratesi si dicono entusiasti del ritorno della fiera in città. Ce ne parla Silvia Fioravanti. Luci colorate, musica e profumi hanno invaso anche quest'anno l'area fiera di Viale Marconi. La novità è il controllo del Green Pass all'ingresso del Luna Park. Sta andando benissimo. Le previsioni non erano così perché chiaramente il Green Pass poteva portare dei problemi. Però se abbiamo incontrato pochissime persone che non ce l'hanno. E il resto sono stato molto collaborativi. Qui all'ingresso abbiamo 3 controlli Green Pass, mascherine e contatori di persone. All'uscita abbiamo un altro
persona è con l'uscita. Gli avventori del Luna Park confermano di aver apprezzato le misure di sicurezza volte a tutelarli e raccontano di aver trovato il solito clima di euforia che accompagna la fine di ogni estate a Prato. Siamo rientrati da poco dalle vacanze e immancabilmente non potevamo non venire all'appuntamento annuale della Fiera di Prato, che per noi è comunque un ritrovo ormai storico che ci riporta all'infanzia. Chiaramente sono cambiate tante cose rispetto agli anni scorsi. Purtroppo la pandemia ha cambiato anche questo, quindi Green Pass per entrare, però comunque la fiera rimarrà sempre la Fiera di Prato nei nostri cuori, che ci fa sempre passare quelle due ore indimenticabili nella nostra città. I giostrai hanno invece registrato un'atmosfera piuttosto tiepida, ma sperano di poter staccare più biglietti nei prossimi giorni. Per ora male, sabato qualcuno c'era, ora domenica è molto meno di sabato. Speriamo che nel tempo si migliori. Siamo contenti, la gente incontra, avevamo un po' paura per all'ingresso per il Green Pass e invece ci sono parecchi vaccinati, quindi abbastanza contenti, diciamo. Prima che il lavoro riprenderà alla grande ci vorrà del tempo, però insomma dai, un buon inizio. Passiamo adesso allo sport, al calcio, ancora un test precampionato per il Prato che domani sera affronta in trasferta il San Miniato Basso. Il servizio è di Massimiliano Masi. Nuova partita amichevole per il Prato. La squadra bianca-azzurra sarà di scena domani con inizio alle ore 20:30 sul campo di San Miniato Basso, dove affronterà la formazione locale che parteciperà al prossimo campionato di eccellenza. La gara di San Miniato Basso sarà assolutamente probante per il Prato, che affronterà una squadra ambiziosa allenata dall'ex bianco-azzurro Collacchioni, che ha allestito una formazione che punterà al vertice del campionato. Siamo tutti molto giovani, però come si vede dai risultati di queste amichevoli non pecchiamo di inesperienza, ma siamo una squadra di grande qualità e diremo sempre la nostra in campo. C'è staro difensore con il vizio del gol, almeno questo dicono i numeri. Sì, i numeri dicono questo, spero anche quest'anno di dare il più possibile una mano al Prato. Il Prato cerca conferme dopo la vittoria con lo Scandicci. Sono stati molto bravi, da subito ad avere il pallino del gioco, l'intensità come vuole il mister. E secondo me la vittoria è frutto di un grande lavoro in cui mi sto inserendo anch'io. Il tecnico Luigi Pagliuca continuerà a dare minutaggio ai vari giocatori con l'intento di trovare il giusto equilibrio tra i reparti. Intanto, per quanto riguarda il calciomercato, in uscita il difensore Noferi, il centrocampista Casati e l'attaccante del Greco. Per i tre giocatori è forte l'interesse del Prato 2000. La trattativa è in fase avanzata. Intanto in settimana è atteso l'arrivo a Prato dell'attaccante bosniaco di passaporto olandese Marco Maletic per sostenere un periodo di prova. E dal momento dell'agenda vediamo quindi insieme gli appuntamenti in programma domani sera a Prato e dintorni. Domani alle 18 a Palazzo Banci Bonamici, presentazione del libro Essere Ampi, storia e attualità dell'antifascismo, curato da Giovanni Baldini e Paolo Papotti. Dalle 18:15 alla Villa del Palco, giornata della custodia del creato, confronto sul pianeta che possiamo sognare insieme e in serata riflessione del botanico Stefano Mancuso su benessere, spiritualità e ambiente. Alle 21 in Piazza Duomo per il Festival Settembre Prato e Spettacolo, la Buona Novella PFM in concerto. Sempre alle 21 all'Anfiteatro di Santa Lucia lo spettacolo di Francesca Reggiani, Doc, Donne di origine controllata. Alle 21:15 Officina Giovane, doppio concerto con Comete e Manitoba nell'ambito della rassegna Officina Giango. Alle 21:30 al Castello dell'Imperatore, proiezione del film Nomadland in versione originale con sottotitoli. Infine, da domani a domenica 12 settembre, presso la sede della Misericordia di Montemurlo, 36esima Sagra dell'Uva, tutte le sere specialità gastronomiche.
E con l'agenda è tutto, vi lasciamo adesso alle previsioni del tempo, come sempre a cura del Consorzio Lamma. A seguire Settembre in diretta, la striscia serale quotidiana dedicata agli eventi del settembre, questa sera con Lucrezia Sandri in collegamento da Piazza Duomo, dove è in programma il concerto di Samuele Bersani. L'informazione di TV Prato torna domani alle 13.45 con il TG del giorno. Grazie per l'attenzione e arrivederci. Stop! Purtroppo questo non succede solo nei film. Ma se vuoi stare tranquillo, un modo c'è. Affidati a veri professionisti. Prato Allarmi, una sicurezza da Oscar. Abbiamo scelto gli uomini giusti, perché vogliamo che i nostri clienti si sentano protetti, ma anche sereni. Prato Polli. Professionisti della sicurezza, non guardie. Noi della gelateria Zucchero siamo ossessionati dalla qualità e ricerchiamo le migliori materie prime ovunque esse si trovino. Vi aspettiamo in via Carlo Marx 74 e in via Bologna 159 a Prato. Buonasera a tutti e bentrovati al consueto appuntamento con il meteo a cura del Consorzio Lamma. L'immagine alle mie spalle ci mostra la circolazione a grande scala prevista per la giornata di domani. L'aria fresca in quota responsabile della moderata instabilità della giornata di oggi tende a scivolare verso Levante. La pressione sul Mediterraneo centrale è in aumento. Andiamo quindi a vedere il tempo previsto per la giornata di domani, mercoledì. Bel tempo al mattino con venti deboli. Nella seconda parte della giornata cambia ben poco, qualche addensamento cumuliforme soltanto sull'Appennino settentrionale. I venti sono ancora deboli, i mari poco mossi, temperature massime in contenuto aumento con punte fino a 30-31 gradi. Uno sguardo anche alla giornata di giovedì, una giornata che al mattino si presenterà con cielo sereno e poco nuvoloso, ma con velature in arrivo dal mare. Nella seconda parte della giornata non cambia molto, ancora cielo tra poco e parzialmente nuvoloso, per transito di nubi alte e sottili. I venti sono deboli, i mari poco mossi, temperature quasi stazionarie, con massime fino a 30-32 gradi. Bene, ho concluso, grazie per l'attenzione. Noi della gelateria Zucchero siamo ossessionati dalla qualità e ricerchiamo le migliori materie prime ovunque esse si trovino. Il nostro è un gelato naturale, di fresca maturazione, senza additivi e da sempre senza glutine, come i nostri dolci e il nostro yogurt. Vi aspettiamo in via Carlo Marx 74 e in via Bologna 159 a Prato.